questa riqualificazione, restauro di Or San Michele, è l'ultimo atto di Paola D'Agostino, una ottima dirigente e funzionaria del nostro Stato che ha lavorato bene ai musei di Firenze. Ed è un altro grande successo di tanti restauri fatti nel centro di Firenze, da Santissima Annunziata a Palazzo Vecchio, da Palazzo San Firenze al Bargello, insomma tanti lavori e sono davvero estremamente contento di tutto questo. Oggi è un giorno molto particolare per Firenze perché restituiamo alla città, ai visitatori e ai turisti il complesso di Or San Michele, restaurato nella chiesa e riallestito nel museo al primo piano, che conserva il maggiore ciclo di statue monumentali del Rinascimento. È stato un lavoro lungo che ha visto oltre un anno di cantiere e una preparazione precedente di oltre un anno, e qui in chiesa c'è una nuova illuminazione che consente di leggere gli affreschi del 3 e del 400 che sono stati oggetto di una manutenzione conservativa. Abbiamo allestito, grazie al progetto degli architetti Barni e Natalini, delle bussole monumentali che mettono ancora di più in relazione la chiesa con la città e fanno vedere com'era in origine Or San Michele, accessibile a tutti. Questo era un vecchio mercato del grano ed è il luogo dove si conciliano tutte le anime di Firenze. L'anima religiosa, grazie alla devozione per la Madonna col Bambino, che è stata incorniciata splendidamente dal tabernacolo di Orcagna che vedete alle mie spalle, il mercato del grano, la chiesa e il potere civico delle corporazioni che allestiscono ciascuna per la propria parte le statue monumentali affidate ai massimi esponenti del Rinascimento, Ghiberti, Donatello, Verrocchio fino a Gian Bologna, in una competizione tra giganti. Era importante restituire la monumentalità di queste opere e grazie al progetto degli architetti il visitatore riacquista il rapporto proporzionale prospettico più adeguato con questi capolavori assoluti, e è anche il giorno in cui io saluto Firenze perché oggi mi congedo da direttore dei musei del Bargello dopo 8 anni, presentando un bilancio assolutamente positivo, e sono felice che sia un vero e proprio bilancio sociale. Per questo ho voluto accanto a me i maggiori attori del territorio, la curia, il sindaco, la regione, la soprintendenza e il ministero di cui sono parte, perché quello che abbiamo fatto in questi anni è stato possibile anche grazie al rapporto con tutti questi interlocutori. E sono fiera che il Ministero della Cultura in questi anni abbia investito dei fondi straordinari per restituire alla città di Firenze e al mondo intero il suo monumento più identitario. Da napoletana non ho mezze misure e quindi credo che in questi anni Firenze abbia visto il mio profondo amore per questi musei e il mio profondo amore per la città. I musei del Bargello, ognuno per la sua parte, declina le tante anime dell'arte, della storia e della lingua di Firenze, che io amo profondamente e che ho avuto l'orgoglio e il privilegio di servire per questi 8 anni. E Firenze mi ha restituito una grandissima sfida nel mettere a regime il sistema dei musei dopo l'autonomia, e una grandissima generosità da parte del personale, di tutti gli interlocutori che ho avuto in città e nella regione.